prima vittoria nel campionato italiano, nella tappa per Antonio di casa, per te praticamente, anche per te di casa perché sei qui vicino. Finale durissima, torneo durissimo, alla fine ce l'avete fatta. Com'è vincere per la prima volta una tappa del campionato italiano? Sicuramente una bellissima esperienza. Eravamo arrivati secondi a Cervia e quindi c'era un po' rimasto l'amaro in bocca. Con questo torneo ci siamo rifatti, anche perché siamo riusciti a non perdere neanche un set. Gli avversari erano tosti. Sì, però le ore di allenamento e i sacrifici che facciamo tutti i giorni andando a Pescara si sono viste nel momento che contava e siamo riusciti a vincere. Adesso il campionato continua. Sì, già domani abbiamo un altro torneo, l'Under 21 qui a Vasto, poi cominceremo la preparazione per Amantea con la finale scudetto. E voi vi avete detto che vi allenate a Pescara con il Beach Project, è una squadra che ha tanti giocatori, validi allenatori, com'è vivere questa esperienza? Bellissimo, questo è già il secondo anno che affrontiamo questa esperienza, è un gruppo fantastico con degli allenatori bravissimi. Come vi siete trovati a giocare insieme in coppia? L'anno scorso è stato il primo anno insieme, però da subito ci siamo trovati bene. Antonio, giocare in casa, insomma, con tanti amici che guardavano, poi sei stato scelto come miglior giocatore, doppia emozione per te. Sì, sicuramente un'emozione grandissima perché c'erano tutti i miei parenti, i miei amici. E devo dire che spero si possa ripetere come situazione, come torneo. Spero che anche nei prossimi anni ci sia questa possibilità. Sfida in famiglia nel Club Italia, insomma, alla fine comunque l'azzurro festeggia sempre. Com'è stato battere le vostre compagne di allenamento? Beh, un po' ci è dispiaciuto perché comunque stanno sempre con noi, cioè sono nostre amiche e tutto. Quindi, vabbè, siamo contente, però dall'altro lato cioè, ci dispiace un po'. Però, vabbè, si sa, uno deve vincere e l'altro perdere. Anche perché poi, rispetto anche all'attività nazionale, le coppie si sono un po' mischiate in questo torneo. Tu di solito giochi con Claudia, quindi, insomma, vi conoscete benissimo. Sì, è la prima mia uscita con Anna a una tappa del campionato italiano e siamo molto soddisfatte del risultato, che inaspettato però comunque sudato. E niente, ci porteremo sempre un bel ricordo di Vasto e della tappa di Vasto. Questa esperienza del Club Italia come la state vivendo? Ma dai, bene, sicuramente, certo, sono grandi sacrifici, però fatti volentieri, se hai appunto la passione, ti piace. Davvero, comunque è una bellissima esperienza. Adesso c'è questa tappa di Vasto da completare e poi cosa vi aspetta per l'estate? Io non farò la tappa di Vasto perché Anna è in coppia con Dalila Varrassi. Dopodiché c'è la tappa di Cellatica la prossima settimana, Under 19 e 21, Pescara e infine le finali di Amantea. E quindi insomma cercate di essere sempre al top. Sì, sì, ci si prova perlomeno. Giorgio Amoresi, si è concluso il primo appuntamento di quella che è una lunga settimana di beach volley nazionale, l'Under 19, vittoria per Antonio De Frambastese, Claudia Scampoli seconda, comunque tutti e due i miglior giocatori e l'organizzazione della Beach On. Come primo step sei soddisfatto? Sono molto soddisfatto perché, come si dice, quando tutto funziona bene le cose sono più facili. Abbiamo avuto non poche difficoltà prima di iniziare questa tappa del campionato italiano, ma con grande stupore e gioia mi sono accorto che ognuno di noi e del nostro staff riusciva a risolvere i problemi qualora ci si ponevano davanti. Quindi davvero contento e però forte di questa esperienza e per la prossima che ci sarà domani e dopodomani per l'Under 21. Tanti bravi giocatori che insomma possiamo vedere sulla spiaggia di Vasto, giovani, che insomma sono poi il futuro del beach volley italiano. Sì, hai detto bene, ho seguito con attenzione diversi incontri, sia nel maschile che nel femminile. Ho potuto notare un lavoro che è stato fatto sia sui giocatori che sulle giocatrici, non solo su azioni di gioco, difese o attacco, ma soprattutto sul palleggio di alzata. E quindi questo mi fa ben sperare che tra 3-4 anni questi giocatori possano dire la loro, non solo nel campionato italiano, ma anche in qualche tappa del World Tour.